Non ci sono lingue che funzionano in modo simile, continuò Shiley. La voce umana acquisisce consapevolezza di sé ascoltando il suono della propria anima. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un autore che era completamente scomparso da anni dalle librerie, che è tornato giusto un mesetto fa grazie al suo editore storico, l'editore che l'ha scoperto e l'ha portato in Italia negli anni 90 facendolo conoscere al pubblico appunto italiano. Parlo appunto di Fanucci, parlo di Cena Mieville e parlo del suo In Bastidown. Molti potrebbero aver già sentito il nome di Mieville per diversi motivi. Mi tocca fare un po' il pierogia della situazione, ma so che ci siete abituati e mi piace appunto vedere gli autori e i libri sempre in quest'ottica. Infatti Mieville è legato alla letteratura di genere. Fa parte di tutta una serie di autori, di una certa tradizione di letteratura inglese di genere, che appunto prende piede negli anni 70, 80, 90, nei quali appunto ci sono stati questi particolari figuri come appunto Ramsey Campbell, Clive Barker. Molti di voi, è inutile prenderci in giro, conosceranno il più famoso Neil Gaiman, ma potrei citare anche Alan Moore e altri personaggi di questo calibro, che hanno completamente rivoluzionato questo genere, questo tipo di letteratura. Mieville è il più giovane di questi, se poi andiamo a vedere sulla carta, ed è come se appartenesse quasi a una seconda generazione. E molti di voi potrebbero averlo sentito per la sua trilogia di Perdido Street Station, che tra l'altro gli ha fatto vincere anche il Bram Stoker. Proprio i premi nei quali Mieville è sempre candidato. Con In Bastidown ha vinto il premio Locust, Bram Stoker, Hugo, Nebula, Clark, tutti i premi ai quali è stato candidato ed è candidato puntualmente di romanzo in romanzo che scrive. In Italia il suo successo è stato sempre altalenante, durante gli anni 90, inizio 2000 ha avuto il boom, come quasi tutti gli autori di questo tipo, e poi si è andato a scemare con il disinteresse verso questo genere. Torna appunto con Fanucci e torna con questo libro che è totalmente fuori dagli schemi. In Inghilterra invece, in America, il suo successo è diciamo proporzionato al nome e appunto il successo che merita. Ha addirittura delle collane bellissime a lui dedicate con grafiche spaziali e collane che per noi amanti dell'oggetto libro sono appunto alquanto golose. Come vi dicevo, Mieville è legato a tre generi in particolare, che sono il fantastico, l'horror e la fantascienza. Insieme ad altri autori, molti dei quali vi ho già citato, come ad esempio Clive Barker, è stato in grado di unire questi tre generi in questo ibrido letterario che appunto prende il nome di New Weird. Molti di voi l'avranno letto ultimamente con la trilogia dell'Area X di Vandermeer, ma non voglio parlare di quella trilogia perché finiamo a mani e sono ancora disperato. Con In Bastidown invece Mieville si stacca, prende uno di questi tre generi, in questo caso la fantascienza, e ci ricama sopra un lavoro totalmente diverso dai suoi lavori canonici. I romanzi di Mieville ho sempre cercato di recuperarli negli anni, ne ho pochissimi, ne sono riusciti a recuperare appunto pochi, e ho sempre rimandato la lettura in previsione di recuperare in completezza qualche opera più mirata. Sono partito da In Bastidown, vuoi per questa uscita imminente che mi faceva alquanto gola ed ero abbastanza curioso. Leggere Mieville mi ha fatto capire diverse cose. Innanzitutto lui è uno legato al concetto di tradizione ed è una cosa che quando l'ho capita mi ha fatto alquanto impazzire. In questo ci aiuta molto nella prefazione del libro il caro Pagetti, che è uno degli esperti di letteratura di genere che abbiamo appunto in Italia, che ci ricorda di quanto questo autore sia consapevole del passato. Cosa vuol dire essere consapevoli della tradizione? Vuol dire semplicemente andare a capire cosa, come e quando è stato detto in passato all'interno di questo tipo di tradizione di letteratura di genere. Vuol dire che Mieville è un espertone di fantascienza, vuol dire che Mieville sa cos'è stata la tradizione cyberpunk, sa cos'è stata la tradizione distopica, sa ad esempio nella letteratura dell'orrore fino a dove ci siamo fermati, sa nel fantastico, il fantastico oggi come viene usato, sa cos'è stato il fantastico 60 anni fa, e proprio conoscendo questo quadro Mieville si può permettere e si è permesso di fare anche delle affermazioni molto forti. D'altronde Mieville, se fate una ricerchina in rete, è quel personaggio che è stato e viene ancora criticato perché si permette tuttora di criticare un monolite come il Signore degli Anelli, che
che a seconda della sua visione è un libro che ha una struttura feudale statica, è un libro che non permette un'evoluzione. E parliamoci chiaro, quanti libri avete letto che sono la copia spudorata del Signore degli Anelli, che prendono ispirazione ed è un tipo di ispirazione che non fa il passo in più? Ecco, Miele fa proprio quello, prende la tradizione, si guarda dietro le spalle e cerca di inventare il nuovo, cerca di prendere e di fare quel passo in più che tanto mi fa impazzire. Attenzione, conoscere la tradizione significa anche usare la tradizione con intelligenza. Leggere in Bastidown non significa leggere un qualcosa del quale non vi immaginereste. Ad esempio, Mieville prende la tradizione fantascientifica, la usa, ma quello che veramente risulta originale è non tanto quanto il contesto, ma quello che popola il romanzo. Tutte le invenzioni e le trovate che non vi dico per non rovinare il piacere della lettura, sapete che gli spoiler, ciao, siamo due cose differenti, gli spoiler, ma che sono di un'originalità pazzesca. Mieville in questo caso abbandona la fantascienza di intrattenimento e di evasione verso un tipo di romanzo molto molto più impegnato, un tipo di romanzo che ci ricorda quanto ancora questo genere possa dire tanto. L'allontanarsi da questa tradizione però rende il libro molto molto impegnativo, almeno nella parte iniziale è un libro molto respingente. Questo perché? Non per quel contesto di cui vi parlavo, non per uno stile particolare, perché lo stile di Mieville è anche uno stile molto molto raffinato e molto molto accessibile da chiunque. È un libro che però richiede un certo tipo di impegno, ma un tipo di impegno che non arriva neanche dalla trama, perché poi se vi dovessi riassumere la trama in 2 secondi ci metterei veramente 2 secondi, ve la riassumo anche in 2 secondi. Confini dell'universo, abbiamo un pianeta che si chiama appunto Arieka, che è abitato da questi Ariekei, che sono una popolazione della quale parleremo più avanti, che appunto convive con gli umani che sono arrivati sul pianeta di Arieka. Così, e appunto c'è questa convivenza tra queste due popolazioni che hanno lingue completamente diverse e che per comunicare utilizzano queste figure che sono appunto le figure degli ambasciatori che permettono il quieto vivere tra alti e bassi. Il problema sorge quando uno di questi nuovi ambasciatori inviato dalla galassia che suprema, che appunto controlla anche il pianeta di Arieka, ha intenzioni alquanto bizzarre e va a sconvolgere questo tipo di comunicazione tra i due popoli in una maniera che non vi racconterò. Cioè, non è però paradossalmente una trama difficile. Quello che rende un attimino più impegnativo questo romanzo in realtà sono 3 punti che vi andrò a elencare molto brevemente. Innanzitutto Mieville, come vi ho detto già 14 volte da quando ho cominciato questo libro, è un autore coraggioso. Pam, personaggio femminile che popola le pagine di Bastidown, che narra la storia in prima persona. Io non amo la narrazione in prima persona, però questo è un doppio atto coraggioso. Non solo è difficile raccontare di un personaggio femminile, siamo di fronte comunque un uomo, e sapete meglio di me quanto per gli autori sia comunque sempre una sfida raccontare attraverso gli occhi dell'altro sesso, ma è anche una prima persona molto respingente con la quale inizialmente è difficile creare quell'empatia, quel rapporto che magari si ha in un romanzo canonico tra il lettore e appunto il protagonista. Ma Avice sarà indispensabile per capire le pagine di Bastidown, sarà una sorta di guida, sarà una sorta di voce, torniamo un'altra volta un po' al discorso delle tematiche, da seguire per andare a comporre piano piano tutti i pezzi di questo puzzle. Altra cosa che potrebbe far storcere il naso a tutti e che a me personalmente fa impazzire è la descrizione. Gli Arieki sono questa popolazione alquanto bizzarra, sono, parliamoci chiaro, un popolo alieno che hanno artigli, ali, hanno a seguito delle creature che sono mostruose, ma che non vengono mai descritti nel particolare da Mieville. Cosa significa questo? Che Mieville ha il coraggio, non smetterò mai di dirlo e di ripeterlo a costo di essere ridondante e palloso, di non andare a descrivere. Cosa vuol dire questo? Io credo che oggi siamo abituati a un tipo di narrazione troppo accompagnata. Il fatto di voler descrivere tutto, il fatto di accompagnarci per tutti gli anfratti del romanzo, invece Mieville lascia molta libertà al lettore. Starà al lettore cucire ad esempio gli Arakei un po' sulle nostre paure, un po' su la nostra immaginazione,
E questa è una cosa che ho apprezzato tanto, perché nel momento in cui ti scatta la bolla e riesci a entrare nel mood di questo romanzo, hai una completa immersione, una completa immaginazione che risulta un'immaginazione molto più intima. Se stai seguendo una voce che per qualche motivo senti estranea, il tuo andare dietro con voce tua personale, che è un discorso contortissimo, ma appunto ti permette di immedesimarti ancora di più in questo tipo di vicenda. Fatemi sapere cosa ne pensate di tutte queste teorie all'interno dei romanzi di genere, perché poi giustamente voi magari ne sapete anche più di me. Mi piacerebbe discutere di questa cosa dell'immaginare, di questa cosa dell'andare oltre, cioè usiamo questi video anche per allargare i discorsi. E infine la cosa più bizzarra sono le tematiche, anche perché Mievil usa il romanzo di fantascienza per andare a parlare fondamentalmente di altro. È come se in Bastidan fosse una sorta di trattato sociologico-antropologico sulla lingua, la comunicazione, le parole, il rapporto tra, ad esempio, le parole, la società, le parole, i sentimenti, le parole e la religione. Avemo di un dio costretto ad autovenerarsi perché drogato di se stesso. Cioè, già solo la cosa, la dipendenza, tutte tematiche molto molto pesanti alla fine, trattate in un romanzo di fantascienza, cosa che non si vedeva almeno sugli scaffali da un bel po', perché siamo abituati oggi a tutt'altro tipo di fantascienza. In definitiva, consigliere in bassi da un mi. Se siete lettori coraggiosi, se siete lettori che volete mettervi in gioco, se siete già amanti di letteratura di genere, potrebbe essere un libro per veramente mettersi in gioco come lettore, per andare a leggere qualcosa di totalmente nuovo, di totalmente inedito. E invece, nel caso siete un pochino più timorosi, perché magari la vedete una cosa piuttosto impegnativa, mi hanno detto, io ho già avuto modo di parlare con chi Mievil lo ha letto più di me, meglio di me e da più anni di me, e mi ha appunto indirizzato ad esempio verso la trilogia di Perdito Street Station, una trilogia e altri libri, Le città e le città, mi viene da pensare Un regno d'ombra, che sono tutti libri molto più legati al fantastico, che si distaccano dalla fantascienza. Mievil è molto più famoso per il suo lato fantastico, per il suo lato immaginifico, se vogliamo, rispetto magari a un lavoro del genere. Peccato che tutto non si trova, spero che Fanucci adesso con In Bastidan dia un pochino una spinta a eventuali ristampe, perché potrebbero riproporci finalmente quest'autore come Dio comanda. Come sempre, se vi è piaciuto il video, pollice in su, vi aspetto sotto per le discussioni e ci vediamo alla prossima. Ciao!